Di promozione territoriale e quindi di promozione dell'intero patrimonio storico, artistico e archeologico che interessa questo nostro territorio. Nel patrimonio archeologico contiamo non soltanto l'ormai famosissimo Eracles, ma anche l'altrettanto famosa tomba Bresia, all'interno della quale, tra le altre cose, è stata rinvenuta questa bellissima anfora apula di probabile fattura italiota. Viene riprodotto sull'anfora un Eron adagiato su un podio decorato con palmette ed è interessante notare che pendono sull'Eron due ruote che probabilmente, a mio giudizio, e il giudizio naturalmente di un profano appassionato di archeologia, due ruote che probabilmente costituiscono, riproducono la ruota orfica delle reincarnazioni. Il territorio di Cariati si poneva tra Crotone e Sibari, una zona dove erano diffusissimi i riti orfici. Io voglio leggervi il testo di una laminetta orfica rinvenuta a Peteria, l'odierna Strongoli. E troverai alla sinistra delle case di Ade una fonte e accanto a essa un bianco cipresso diritto. A questa fonte non accostarti neppure, da presso, e ne troverai un'altra, fredda acqua che scorre, dalla palude di Mnemosine, e davanti stanno i custodi, di loro, sono figlio di terra e di cielo stellante, inoltre la mia stirpe è celeste, e questo sapete anche voi. Sono rialza di sete e muoio, ma date subito fredda acqua che scorre dalla palude di Mnemosine, ed essi ti lasceranno bere dalla fonte divina. E in seguito tu regnerai assieme agli altri eroi di Mnemosine e questo sepolcro. Questa laminetta riproduce praticamente le istruzioni per il defunto, cioè la via attraverso la quale il defunto può uscire dalla ruota delle reincarnazioni e finalmente raggiungere l'isola dei beati, quindi uscire da quella che i buddhisti peraltro chiamano samsara, ruota delle vite. Ho voluto citare appunto anche il buddismo per notare, sottolineare come due culture così distanti possono in due culture così distanti si possono ritrovare gli stessi elementi di base. È un accostamento che potrebbe sembrare azzardato, ma almeno da un punto di vista iconografico certamente è calzante. Anche nel buddismo, infatti, la ruota delle vite viene appunto rappresentata attraverso una ruota. L'aspetto però più importante è che Giorgio Colli, grande filologo classico, riconduce la nascita, o meglio riconduce la sapienza greca ai riti dionisiaci e orfici. E praticamente se noi pensiamo, se noi ricordiamo che
a Crotone nasce e progredisce la scuola pitagorica e che ad Elea nasce e progredisce la scuola appunto di Parmenide, di Zenone, ci rendiamo conto come la Magna Grecia e questo territorio in particolare fosse davvero al centro del mondo ellenico. Credo che è una consapevolezza questa che bisogna riacquistare non soltanto a parole, e appunto questa riconquista di consapevolezza potrà avvenire soltanto con una adeguata valorizzazione di questo nostro patrimonio e di questa nostra storia.